Ben approdati ancora una volta nel mio canale. Questo è un video interessante che mi è venuto in mente mettendo a posto l'armadietto del bagno, e cioè tutti quei buoni propositi che giacciono dimenticati nell'armadietto del bagno. E io lo so, vi sto a guardare, lo so che ce l'avete pure voi quei buoni propositi che stanno lì a decantare. Poi farò quel trattamento. Poi farò quella tinta. Poi userò quella crema tutti i giorni, mattino e sera. Certo, come no! E io ne ho messi insieme un bel po'. E volevo andare ad illustrarveli. Zan, zan, zan. Ho riempito questa busta. Oh, Jesus Christ. Allora, prima di tutto vi volevo far vedere queste. Queste sono praticamente le tinte, sono delle sorte di balsami colorati, colorista dell'Oreal, ci sono in tantissime tonalità. Questa era quella che mi era riuscita meglio e con cui stavo veramente benissimo. Se la trovo vi lascerò poi la foto. Ero talmente soddisfatta di come mi era venuta la prima volta che ho fatto scorta e ne ho prese altre due. Tutto così appena sbiadisce, ma rifaccio. E invece poi sono diventata bionda. E meno male. Il problema è che durante la quarantena, quando loro rinvenute, ci ho avuto un attimo una botta di matto. Gente, mi stavo per rifare l'indaco. Tant'è che con due flaconi avrei potuto fare tranquillamente tutta la chioma. Però poi, una volta che mio fratello avrebbe riaperto, e insomma, ormai è prossimo, perché il 18 maggio, ora io non so quando voi vedrete questo video, ma il 18 maggio centri estetici e parrucchieri riaprono. Una volta che mio fratello, ovviamente, avrebbe riaperto, vedendomi con i capelli in quello stato, perché questa tinta, che tinta non è, questo balsamo colorato che dovrebbe scaricare con i lavaggi fino a far tornare completamente la tonalità del vostro colore di capelli, in realtà uno fa dei passaggi inquietanti perché veramente passa al blu, poi però diventa verde, verde militare, verde acqua sbiadito, grigiastro, topo sorcio de fogna e non se ne va. Io ho dovuto fare le decolorazioni per poter diventare bionda, perché quel verde pantegana marcia non se ne andava più. E meno male che mi sono fermata. E queste adesso devo trovare qualcuno a cui regalarle. Perché se no va a finire che me le farò prima o poi una botta da matti e per qualche motivo mi dovrà venire. Devo toglierle dalla mia vista. Questi qui sono dei trattamenti completi monodose, il brand è Alama e guarda caso vanno tutti bene per la mia tipologia di capelli, che per un motivo che per un altro, questo è mantenimento colore e insomma. Quest'altro invece è idratante per capelli secchi e voglio dire. E questo invece è ristrutturante per capelli danneggiati e sfibrati. Ce l'ho! Bene, sono lì da. È precipitato qualcosa. Comunque, sono nel mio armadietto da quasi 2 anni. Molto bene, è arrivata l'ora di farli. E il primo me lo faccio stasera. Ok, qui siamo in modalità 15-18 ed abbiamo. Questo della Venus sono fango termale antirotondità. Sono quattro bustozze di questi fanghi e per fortuna se non vengono aperti non scadono e infatti ho intenzione finalmente di farli. Aspettavo solo di girare questo video. Penso che me sparo sta settimana e me li faccio tutti. No, in realtà vanno fatti 3 buste nell'arco di 10 giorni per il trattamento urto e vi assicuro che un urto mi serve, un tir, grazie, a tutta velocità. E quindi anche questi dovremo smaltirli. In 10 giorni ce la si può fare. Poi qui vi abbiamo queste due maschere e vedi, Clean and Care.
Questa la do a mia nipote Marzia, che ha pelle grassa, ultra comedogenica e si è riempita di brufoli con lo stress di questa pandemia che non potete immaginare. E questa invece è all'acido ialuronico, è fatta apposta per me, per la mia pelle secca e vecchia. E questa dovrò assolutamente farla. Queste, se non ricordo male, sono tutte tedesche, e infatti mi vengono dal pacco che mi mandò Valentina del canale Agemitica, dolci, bontà, sognosità, sfizi siciliani, andateci a dare un'occhiata. E non ho ancora utilizzato, questo però dai, sabato mo cavà, alla fine mi sono arrivata a ottobre, non hanno aspettato nemmeno troppo. Allora, questo è il mio trattamento preferito, una volta io lo facevo, ma lo facevo proprio bene e vi assicuro funziona, e funziona benissimo. Ed è trattamento intensivo pancia e fianchi, questo è notte, una volta era, non c'era la definizione notte e giorno, mo l'hanno fatto solo notte, quello normale non l'ho trovato più, con cellule staminali vegetali, e vi assicuro che quando lo mettete sentite proprio quell'effetto potente di freddo, di freddura, e funziona, perché io l'ho usato, lo usavo sempre tutte quante le estati, più o meno in primavera, e facevo tutto l'intero flacone, che ci mettevo circa un paio di mesi a finirlo, perché lo mettevo tutti i giorni, e io mi trovavo la pancia più soda, più tonica, e notavo anche una leggera diminuzione. Mo non voglio, può darsi che magari su di me faceva effetto e magari su qualcun altro no, può darsi che magari adesso su di me non faccia più effetto, però lo proveremo. Lo proveremo, o devo usare, santi Dio. Questo qua regalo di mia sorella dell'anno scorso, cioè era insieme al dispositivo per togliere tutte i disavanzi che si formano sotto il tallone, rendere i piedi morbidi. Fluido di benessere con oli ed estratti vegetali aromatici. È un fluido per il corpo. E però c'ho un sacco di creme da finigiante, questo mi sa che ritorna nell'armadietto del dimenticatoio. Questa qua e Brand Cosmetics Green, crema massaggio riscaldante cellulite snellente e rimodellante, estratto di peperoncino bio, arancio dolce, olio essenziale di arancio dolce e caffeina. Visti gli ingredienti che ci sono, dovrebbe essere una favola. Io non l'ho ancora mai usata, gente, devo cominciare ad utilizzarla assolutamente. Questo tra l'altro è un prodotto da centro estetico e non è un prodotto che viene rivenduto normalmente al pubblico. O lo trovate nel vostro centro estetico perché magari utilizza questo brand qui, o lo trovate su Amazon, perché su Amazon vendono anche queste cose. L'ho comprato 2 anni fa, gente, non è stato mai aperto, la scadenza è 6 mesi dall'apertura. E tocca iniziarlo. Se veramente facessi tutto questo, diventerei una strafiga spaziale tra un paio di mesi. Ci proviamo? Me lancio sta sfida. Vediamo se gliela faccio. Ultimo prodotto che devo assolutamente fare. Mo ve giuro, quasi quasi lo faccio stasera. Però mo se cominciano a portare scarpe aperte. Ci penso ancora un altro po'. No, basta Fabiana Lizzi, è arrivata l'ora, come fai? Ed è lui della Pathology, ed è Posh Peel Pedicure, ed è un esfoliante delicato per i piedi. Praticamente sono dei calzini in tessuto o non tessuto, tutti in fili, ti tieni un'ora e dopo un giorno o due cominci a spellarti come un serpente. Mi fa impressionare la cosa dello spellamento, gente, e non ci ho mai avuto il fegato di farlo. Ma mo mi pare che è arrivata l'ora, perché è un anno che ce l'ho lì. Se poi andare avanti così... Basta, ho deciso, stasera me lo faccio. Quindi tra un paio di giorni comincio a spellare. Se può fa, perché poi nel giro di 4-5 giorni, una settimana al massimo, hai finito e c'hai dei piedi che sono una bellezza. E mi sembra pure il caso, insomma. Dai, lo famo. Dunque, questo è tutto il contenuto del mio armadietto dei buoni propositi. Ogni oggetto, ogni prodotto ha una sua piccola storia.
Fatemi sapere se anche voi avete dei buoni propositi sepolti nell'armadietto del bagno, nell'armadio, nel cassetto. Sono molto curiosa e aspetto numerosi i vostri commenti. Detto questo, il mio video si conclude qui. Spero di avervi dato uno spunto interessante per rimettere in uso dei prodotti o magari, perché no, per mettere in atto finalmente questi buoni propositi che fanno solo bene a noi, all'umore e alla salute. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Miau miau.